It is my heartfelt belief that all the people on this earth deserve justice. Social justice, political justice, and economic justice. I believe it is the only way we will ever achieve peace and prosperity on this earth. My name is Asada Shakur, and I was born and raised in the United States. I am a descendant of Africans who were kidnapped and brought to the Americas as slaves. I spent my early childhood in the racist segregated South. I later moved to the northern part of the country where I realized that black people were equally victimized by racism and oppression. I grew up and became a political activist. Black Panther. Un fascio di luce entrò nell'ufficio del Black Panther Party nella Settima Avenue. Se fossi stata collegata a una presa della luce, sono sicura che avrei illuminato metà Harlem. Ero infiammata e impaziente di entrare. Quando mi iscrissi al BPP ero decisa a dargli tutto ciò che avevo. Il funzionario di turno mi diede un modulo da compilare non riusciva a trovare il secondo foglio, così andai con lui nel retro per cercarlo. Stava guardando in un reparto dell'archivio che era in uno stato di estremo disordine. Era il caos completo. Mi offrì di sistemarlo per lui e il fratello acconsentì. Nel giro di un minuto ero immersa nei fogli fino alle ginocchia, facendo un indice e mettendo tutto in ordine alfabetico. Dopo che le schede segrete di ognuno furono ordinate, Tagliai degli indici alfabetici di cartoncino mentre pensavo a quanto scarsa fosse la vigilanza. Non avevo dovuto fare altro che entrare dalla strada e già mi avevano fatto ac accedere all'archivio. Spiegai al fratello il nuovo sistema, contenta perlomeno che l'esperienza fatta con tutti quei noiosi lavori di segreteria avessero avuto un'utilità rivoluzionaria. Quella stessa sera ero su un autobus diretta a Filadelfia. Il partito aveva convocato un'assemblea costituente per redigere una nuova Costituzione che garantisse i diritti dei poveri e degli oppressi contro il razzismo e contro il fascismo. Preparavamo la sessione plenaria dell'assemblea che si sarebbe svolta in seguito nel District, district of Columbia. L'iniziativa fu un successo in assoluto. Il morale di ognuno era alle stelle. Mi toglieva il respiro vedere tutti quei rivoluzionari alzarsi e parlare con tanta chiarezza. Ero felice come un cane in un ossario. La mia stanza d'albergo era un tavolo da biliardo nella cantina di una chiesa. Dormì meglio di una principessa su venti laterassi. Quando tornai a New York fui assegnata al settore sanitario. John Beard era il mio immediato superiore. John aveva studiato da infermiera ed era una degli imputati del processo Panther 21 di New York. Era fuori su cauzione di 100.000 dollari e lavorava intensamente alla preparazione del processo. Era stata picchiata, torturata e appesa per i piedi fuori dalla finestra della stazione di polizia. Aveva grandi occhi dolci, labbra nervose. E la faccia di chi è stato costretto a crescere troppo in fretta. Mi ricordava qualcuno che aveva condotto una vita molto riparata e poi improvvisamente si era ritrovata nel freddo mondo crudele. Era molto timida e mi dispiaceva per lei perché sembrava fosse sottoposta ad un'enorme pressione. Prendeva tutto a cuore, non lasciava mai niente in sospeso, si preoccupava di tutto e di tutti. Rischiava 30 anni di prigione e quindi io dovevo occuparmi della maggior parte del lavoro sanitario mentre lei si ammazzava di lavoro per il processo. Il settore medico era responsabile dell'assistenza sanitaria delle Panthers. Prenotavano visite dentistiche e mediche per i quadri e insegnavano loro le basi del pronto soccorso in modo che potessero aiutare la gente in caso di emergenza. Periodicamente mettevamo un banchetto per la strada e facevamo dei test gratuiti contro la tubercolosi, oppure davamo informazioni sull'anemia falciforme. Dovevo lavorare anche con gli studenti di medicina e i dottori neri che contavano sul nostro aiuto per organizzare una clinica gratuita ad Harlem. Il Panther Party aveva comprato una casa di arenaria marrone nella 127 strada e una volta restaurata progettavamo di aprirvi una clinica gratuita. Ogni settimana tutti i membri del settore sanitario della sezione del Bronx, Brooklyn, Harlem, Jamaica e Corona si incontravano al Ministero dell'Informazione del Bronx. Durante il mio primo viaggio al ministero eh, portai un'enorme pila di giornali delle Panthers. Ero una pessima venditrice di giornali. Il più delle volte chiedevo a qualche amico volenteroso di versare un contributo e comprarli. Poi li distribuivamo alla gente. La responsabile del settore sanitario era Alaia, che fin dal primo momento guadagnò il mio rispetto e la mia ammirazione. Era molto seria rispetto a tutto ciò che riguardava i neri. Ma quando si trattava della loro salute diventava una fanatica. Pretendeva che prendessimo sul serio il nostro lavoro. E guai al quadro medico che si presentava alle riunioni settimanali senza avere scritto la sua relazione. Alaia aveva una figlia giovane, ma ciò nonostante faceva il lavoro di due persone. Fui comunque espulsa dal partito la prima sera dopo l'incontro dei responsabili del settore sanitario. Quando uscì dalla riunione, il mio mucchio di giornale era scomparso. Chiesi in giro, ma nessuno li aveva visti. Alla fine Robert Bay, dirigente di tutte le sezioni del partito dell'East Coast, disse che li aveva visti. Dove sono? Chiesi. Li ho buttati via. Cosa vuol dire che li hai buttati via? gli chiesi, pensando che fosse uno scherzo. Li ho buttati via, insistette. Tu sai che non si possono lasciare i giornali qui fuori sul tavolo. Questo ti insegnerà a metterli sulle mensole al loro posto. Gli spiegai che era la prima volta che veniva al ministero e che non avevo avuto modo di conoscere le procedure. Avresti dovuto domandare, replicò con tono arrogante. Comunque li ho buttati via e questo è tutto. Stavo perdendo la pazienza. Sentimi bene, perché non mi dai semplicemente i miei giornali così possa andarmene? Non ho tempo di star qui tutta la notte. Ti ho detto che li ho buttati via. È tutto. «Allora o sei un bugiardo o un pazzo!» gli risposi. Mi aveva fatto perdere la pazienza ed ero scossa fino all'ultimo nervo. Poi tentò di peggiorare le cose rinfacciandomi l'accaduto, tentando di difendere la sua stupida arroganza. Non ero in vena per farmi prendere in giro e quindi lo coprì di insulti alla grande e poi uscì dal ministero. Il giorno dopo, quando entrai nell'ufficio di Harlem, Bashir, l'impiegato di turno, mi disse che me ne doveva andare». Cosa vuol dire che devo andarmene? chiesi. Disse che gli dispiaceva, ma Robert Bay aveva telefonato dicendogli che non ero più nel partito, ero stata espulsa. Chiamai il Ministero del Bronx, chiesi di passarmi Bay al microfono e gli dissi quale idiota, arrogante e senza scrupoli fosse. Non solo era stato un vigliacco, ma non aveva avuto nemmeno il coraggio di dirmi in faccia che ero espulsa. Ero così accalorata che non mi sor 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 sorpresi neppure quando si scusò e mi disse che ero riammessa. Odio l'arroganza che sia bianca, rossa o nera. Ad alcune persone il potere dà alla testa. Pensano che solo perché hanno un titolo, possono pr prima del loro nome tu debba inchinarti e baciargli il culo. Le persone veramente grandi che ho incontrato erano umili e modeste. Non puoi affermare di amare il popolo se non lo rispetti e non puoi invocare l'unità politica se non la pratichi nelle tue relazioni. E questo non è qualcosa che piova dal cielo, è qualcosa che deve essere messo in pratica ogni giorno. La prima volta che fui assegnata al turno del programma colazione non mi svegliai. Per arrivare in tempo mi sarei dovuta alzare alle quattro e mezzo del mattino ero l'immagine della vergogna e del rimorso quando entrai con passo incerto nell'ufficio. "Simpatico vederti qui", disse la sorella che avrei dovuto aiutare. "Grazie per essere venuta". Più tardi quella sera mi autocriticai per essere arrivata tardi. "Va bene, sorella", disse il fratello che conduceva la riunione. "Puoi fare penitenza lavorando tutta la vita al programma colazione". Per tutta la vita. Sì? Puoi dimostrare la tua sincerità ai bambini affamati di Harlem lavorando al programma Colazione fino a quando sarai nel partito. Ho sempre odiato alzarmi presto e solo l'idea di alzarmi ogni mattina alle quattro e mezzo mi faceva piangere. Ma pensai ai bambini e ci passai sopra. Alzarsi presto dovrebbe essere una cosa semplice per una rivoluzionaria. Pensai a tutti coloro che avevano perso la vita nella lotta e decisi che dopo tutto non era così duro. Più tardi, una delle sorelle mi disse: Non ti preoccupare, ti assegneranno al programma a colazione ogni giorno solo finché ti sarai abituata e potranno contare sulla tua disciplina. A me è successo lo stesso. Ero sollevata che fosse successo anche ad altri perché mi sentivo così idiota. Prova, provaci con maggior determinazione, mi disse. Lavorare al programma colazione si dimostrò assai piacevole. Il lavoro dava molte soddisfazioni. La sezione di Harlem aveva programmi colazione in tre diverse chiese e io facevo un turno in ognuna. Dal primo giorno che ho visto quei bambini, il mio cuore se ne è innamorato. Erano dei piccolini così luminosi e aperti, ognuno e ognuna con la sua personalità passai l'intera prima settimana solo per organizzare la mia arte culinaria. Una piccola bambina era venuta da me e mi aveva buttato, battuto su una spalla: "C'è qualcosa che non va nelle tue frettelle. Cosa c'è che non va? Non sono buone". Preparare la colazione al mattino era per un branco di bambini affamati, non è un compito facile, specialmente se non sai quanto verranno, quanti verranno e quanto mangeranno. C'era un bambino piccolo che pensava avesse il verme solitario. Prendeva tanto di quel cibo, che era incredibile. Un giorno lo vidi ficcare del cibo nelle tasche. Vuoi qualcosa per incartarlo? gli chiesi, porgendogli un foglio di carta. Non stavo rubando. Gli occhi pieni di lacrime. Certo che no. Qui tutto è gratuito, e puoi prendere quanto vuoi. Ma non vuoi della carta in modo che le tue tasche non si ungano? È per mia madre. Non abbiamo da mangiare. La stufa è rotta. Puoi dire a tua madre che può venire se vuole e tu puoi prenderti tutto quello che vuoi. Un paio di altri bambini ci stavano guardando. Questo vale per tutti: se volete portarvi via un sandwich o altro, ditemelo e ve lo incarterò. Da allora cercai di ricordarmi di chiedere a tutti se volevano qualcosa da portarsi via. Dammi un sandwich all'uovo da portare via. Dammi due salsicce da portare via. Raramente incontravamo i genitori. Quando un nuovo bambino partecipava al programma, i genitori avrebbero dovuto farsi vedere per controllare, ma generalmente venivano solo per lasciare i bambini o per riprenderli. Il programma, programma colazione di Harlem era il più povero. Nel pieno dell'inverno alcuni bambini erano senza cappello, guanti, sciarpe e stivali, e indossavano soprabeti e giacche estremizzite. Quando era possibile cercavamo di procurare loro qualcosa dal magazzino gratuito dei vestiti. Ogni tanto, quando tutto filava liscio e ce la sbrigavamo presto, avevamo la possibilità di trascorrere un po di tempo con i bambini. Di solito andavamo di fretta, per assicurarci che i bambini arrivassero puntuali a scuola. Alcune delle Panthers volevano che imparassero il programma e la piattaforma politica in dieci punti, altri insegnavano loro i canti del partito io preferivo parlare con loro, stare sedute e scambiare idee. Così facevamo un po' di tutto. Eravamo assolutamente contrari ad inculcare cose nelle loro teste o insegnare loro frasi a memoria senza significato. I bambini erano di una tale curiosità che dovevamo stare attenti a non far bruciare la colazione mentre rispondevamo alle loro domande. I miei amici più cari nel partito erano Doruba, Cetewaio e Jamal. Erano tutti fuori su creuzione per il processo Panther 21. Venivano a casa mia e stavamo seduti per ore a parlare di politica, del partito, della Corea del Nord e di quello che accadeva nella 116° strada. Imparavo più in una notte di quanto avevo imparato al City College in un mese. Però avevano grossi problemi a trattare con me. Posso essere testarda come sei muli». Distruggo ognuno con le mie discussioni fino a quando mi decido per una tesi o per l'altra. Anche se non odiavo più tutti i bianchi e non vedevo più in ognuno di loro il nemico, non li amavo di certo. Per quanto mi riguardava, era compito del popolo nero lavorare nella comunità nera ed era compito dei bianchi restare nella comunità bianca e organizzare i bianchi. I fratelli in questo erano d'accordo al 100% con me. Eravamo anche d'accordo che era necessario che neri, bianchi, ispanici, nativi, americani e orientali si unissero per lottare. Non eravamo d'accordo su chi e su cosa dovessi studiare. Di solito, dopo una discussione, mi suggerivano di leggere questo o quello, spesso Marx, Lenin o Engels. Io preferivo Ho Chi Minh, Kim il Sung, il Ce o il Fidel. Ma finivo poi col dover affrontare Marx e Lenin solo per capire un sacco di discorsi e di cose che tirava fuori U.A. Newton. Non era facile leggere, ma ero felice di farcela. Apriva molti miei orizzonti. Non li affrontavo come i grandi padri bianchi o come delle specie di divinità come fanno molti rivoluzionari bianchi. Per me erano due tizi che avevano dato alla lotta rivoluzionaria un contributo troppo grande per ignorarlo. Quanto più studiavo, tanto più diventavo critica rispetto al programma di istruzione politica del partito. C'erano tre differenti classi di istruzione politica: per la comunità, per i quadri del BPP e per la dirigenza delle Panthers. Nelle classi della comunità i quadri spiegavano il programma in dieci punti gli obiettivi principali e la filosofia del BPP, così come i vari articoli che uscivano sul giornale del partito. Per me queste erano le migliori lezioni di istruzione politica che il partito teneva. Quando gli insegnanti erano bravi le lezioni erano interessanti e divertenti. Con poche eccezioni le classi di istruzione politica per i membri del partito si dimostravano proprio l'opposto. Correggevamo articoli del giornale del BPP, leggevamo passaggi del libretto rosso di Mao e discutevamo discorsi e articoli dei vari membri del partito. Il più delle volte che faceva la lezione discuteva ciò che stavamo studiando e lo spiegava, ma senza dare le referenze di base o senza collocarlo in un contesto storico. Il principale problema non era se l'insegnante fosse bravo oppure no, ma derivava dal fatto che il BPP non aveva un approccio sistematico all'istruzione politica. Leggevamo il libretto rosso ma non, non sapevamo chi fossero Harriet Tubman, Marcus Garvey e Nat Turner. Parlavano di intercomunitarismo, ma credevano ancora sinceramente che la guerra civile fosse stata combattuta per liberare gli schiavi. Molti di loro non capivano alcun tipo di storia, nera, africana o altra. Wayne Newton aveva scritto che la politica era guerra senza spargimento di sangue e che la guerra era politica con spargimento di sangue. Per molti quadri delle Panthers, invece, la lotta consisteva solo in due aspetti. Prendere un fucile e servire il popolo. Per me questo era il principale motivo per cui molti membri del partito sottovalutavano la necessità di unirsi con altre organizzazioni nere e di lottare insieme per i vari bisogni comunitari. Molte sorelle e molti fratelli si erano iscritti perché erano stanchi di subire l'oppressione. Molti di loro non avevano mai lottato prima. Solo pochi si erano iscritti pensando che il partito avrebbe consegnato loro una pistola insegnata ad andare a uccidere gli sbirri. Molti di questi fratelli e sorelle avevano frequentato solo le scuole inferiori imparando menzogne oppure niente. L'istruzione di ogni genere era drammaticamente necessaria. Senza un adeguato programma di istruzione molte panther si, tr si trasformavano in automi. Ripetevano slogan e frasi senza capire il loro significato profondo, e il risultato era spesso una pratica dogmatica e miope. Per esempio. Un giorno un fratello africano che lavorava con uno dei movimenti di liberazione dell'Africa venne in ufficio e ci diede un meraviglioso calendario fatto da uno dei gruppi di liberazione africana. Era bellissimo, aveva foto meravigliose dei militanti della libertà africana e diceva qualcosa come appoggio internazionale per la liberazione africana. La prima cosa che feci fu di appenderlo. Quando tornai in ufficio il giorno dopo il calendario era scomparso. Quando chiesi che ne era stato, mi dissero il calendario diceva internazionale e noi non siamo internazionalisti, siamo intercomunitaristi. Sono convinta che un programma sistematico di istruzione politica che vada dal livello più semplice fino al livello più alto sia assolutamente necessario per qualsiasi organizzazione. O movimento di liberazione nera che voglia avere successo in questo paese. Il partito aveva tra i suoi membri alcuni dei fratelli e delle sorelle più coscienti, ma in qualche modo non riusciva a diffondere questa consapevolezza ai quadri. Pensavo anche che fosse un'autentica vergogna che il BPP non insegnasse ai propri quadri le tecniche di organizzazione e di mobilitazione. Alcuni militanti erano dei veri e propri geni nell'organizzare la gente, ma di solito erano comp i compagni più impegnati e con le maggiori responsabilità. Parte del problema dipendeva dal fatto che il partito si era sviluppato così in fretta che non c'era stato molto tempo per un approccio graduale alle cose. L'altra parte del problema era che quasi fin dal suo inizio il partito era stato attaccato dal governo USA. All'inizio non percepivo tutta la pesantezza della repressione. Sapevo che il partito era stato preso di mira, ma non percepivo quanto vicino fosse l'attacco, come se fosse latente sullo sfondo. Ciò che mi faceva infuriare era il modo in cui i media trattavano il BPP, dando l'impressione che fosse razzista e violento. E funzionava. Quando gli sbirri irrompevano una sede delle Panthers, prima sparavano e poi facevano domande. La stampa riportava la scoperta di un ampio arsenale di armi ad opera della polizia. In seguito, quando l'arsenale risultava composto da un paio di fucili e di pistole legalmente registrate, non pubblicavano mai una sola parola. E questo continua ancora oggi. Nessuno si stupisce che i bianchi abbiano delle pistole, ma se ce le ha un nero, allora c'è sotto qualcosa di illegale. L'unico caso in cui l'America Bianca è favorevole al fatto che il popolo nero abbia delle pistole e quando le usiamo per fare gli sporchi lavori dell'America. Hanno spaventato a tal punto i neri che, que che questi hanno paura anche solo al pensiero di avere un'arma, ma per il modo in cui l'ondata di razzismo sta crescendo in questo paese, il popolo nero farebbe meglio ad avere paura di essere privo di armi che non di averle con il Ku Klux Klan e tutti gli altri razzisti che ci stanno intorno, sarebbe un suicidio per la gente nera non avere e non sapere usare le armi. Se oggi non hai un'arma, allora è meglio che ti affretti a comprarne una, perché fra un paio di anni, per come stanno andando le cose in questo paese, potrebbe diventare addirittura illegale per i neri comprare delle armi. Una delle cose migliori della lotta sono le persone che incontri. Prima di impegnarmi a fondo non avrei neppure sognato che esistessero persone così meravigliose. Naturalmente ci sono anche gli idioti, ma posso dire, senza la minima esitazione, che ho avuto la fortuna di incontrare alcune tra le persone più gentili, più coraggiose, più coerenti nei principi, più informate e più intelligenti sulla faccia della terra. Devo molto a queste persone che mi hanno aiutata, amata, che mi hanno insegnato e mi hanno tirato per il bavero quando stavo andando nella direzione sbagliata. Se esiste qualcosa come la fortuna, allora ne ho avute in abbondanza e chi me l'ha portata sono i miei amici e compagni. I miei amici arrabbiati e generosi, con le loro maniere gentili e i loro pensieri gentili, mi hanno dato tanta di quella felicità che non riesco a descriverla. Non c'è mai stato un momento, per quanto le cose stessero andando male, in cui mi sia sentita completamente sola. Forse è un'ironia, non lo so, ma l'unica cosa che posso dire è che il Movimento di Liberazione Nera ha fatto per me più di quanto io sarò mai in grado di fare per lui.